Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Mi sono appena svegliata, qui c'è anche Kiwi, ciao Kiwi, buongiorno, buongiorno amore mio! E Vale ancora dorme. Allora, aspettate, vi faccio salutare mamma. Ciao, mamma, buongiorno. A breve vi faccio salutare anche Stella. Allora, perché in questo momento non è qua, in realtà è di là. E praticamente cosa ho intenzione di fare? Un altro scherzo a Vale. Notate bene? Sentite la canzone di sottofondo? Viva with God, I'm a kid with God. Bene. Noi siamo super fan di Stranger Things. Prima di iniziare questo video, voglio farvi vedere delle cose che mi sono arrivate pazzesche. Ta-da! Due pacchi di confezioni da 12 smartphone grip. Ovviamente di Stranger Things. Ah, sono troppo emozionata. No, vabbè. Sono tutti da collezionare, di cui due modelli speciali, uno oro e uno argento. Adesso andremo a spacchettarne alcuni, sperando di trovare quello oro o quell'argento. Apriamo il primo. Non è oro, non è argento! Però quanto è bello. Mamma mia, raga, mamma mia, sono pazzeschi, ve lo giuro, cioè... Con il Demogorgone! Ma a questo punto, dato che sono in tema col cappello, io vorrei questo qui proprio. Surfer Boy Pizza. Oh, l'ho chiamato! L'ho chiamato! Raga, l'ho chiamato! Si abbina al mio cappello. No, vabbè. Raga, si abbina veramente al mio cappello. Ma la meraviglia di questo? Raga, la meraviglia di questo? La scuola di Hawkins! Passiamo al prossimo sperando di trovare quello oro e quel argento. Oro, argento, oro, argento. Oro, argento. No, ma aspettate un attimo. Oh, ho trovato quell'argento! Ho trovato quell'argento, ho trovato quell'argento! Questo era quell'argento! Sarà quell'oro? Oh, quell'oro! Oh, quell'oro! No, vabbè. Questo qui quanto è bello. Ed eccoli qui, guardate quanto sono belli. Wow, raga, pazzeschi. Comunque, per chi fosse interessato, sono acquistabili in edicola al costo di 3,50€. Esattamente ogni bustina contiene uno smartphone grip e la checklist per vedere quali vi mancano. Adesso iniziamo questo video. Dato che sta dormendo e si avvicina, diciamo, il periodo di Halloween. Il periodo, già siamo Halloween, probabilmente manca una settimana ed è Halloween. A voi piace Halloween? Scrivetelo qui nei commenti in questo preciso istante. Stavo girovagando su internet e una cosa mi ha dato un'ispirazione. Ho visto delle persone che stavano facendo dei capelli sulle testine, no? E ho pensato, perché non fargli trovare, invece di me, vicino al letto, una testina con i capelli che assomiglia a me? E secondo me fa paura. Cioè, nel senso, nella mia testa è figo. Non so quanto possa far paura, Vale. Quindi, non mi dilungo tanto, ma direi di iniziare con lo scherzo. Ok, eccomi, ho messo Kevin qua a fianco a me così almeno non piange. E ho comprato questa qui. Diciamo che Vale ce l'aveva sotto l'occhio tipo da... Boh, una settimana non ho mai visto questa scatola. Devo sbrigarmi, raga. Gli farò trovare metà di una testa dentro al letto. Non so quanto possa far ridere, ma voglio vedere la sua reazione. Raga, non mi sono... cioè, in realtà mi sono toccata solo la bocca e basta. Infatti, non mi posso vedere oggi. Ma questo non è importante perché a me interessa lo scherzo. Questa, guardate che bei capelli setosi. Questa è la testina, ci assomigliamo? Comunque, adesso andremo a posizionarla a fianco a lui. Senza svegliarlo, ho il terrore che si svegli, raga, quindi devo fare più silenziosa. Devo essere più silenziosa possibile. Andiamo.
Mazza. In testa. Dai, sei la mia figlia. Te l'ho messa vicino, che sei mini con me. No, ma io sono mia. Ti sei messo un botto, Paolo. Smetti. Ti sei messo paurissimo, no, ma come? Per il film di ieri? Mi sono messo paura. Ma dove è uscita sta roba adesso? Dai, da no. A me, stavo facendo un video. Benvenuti. Ti sei messo paura, eh? Ma non lo so, un po' forse, boh. Con un occhio nero, un occhio aperto, un occhio chiuso. Un occhio nero. Stavo dormendo io. Amore, lo so che stavi dormendo, ma sei proprio saltato. Ti ha fatto tanta paura. Mi ha fatto paura, ho visto sto coso e ho detto, cacchio è. Ma è la maschera di quello che ti piace a te, ma come fai a non riconoscerla? Ma ha appena aperto gli occhi, ci mette un attimo il cervello a collegare. Ti sei messo paura. Ma no. Sì. È stata una reazione spontanea dettata da... Sì, mamma mia. Stella che non mi riconosceva. Stella, e questa la riconosci? Vediamo, ti fa effetto? È una persona diversa, Chi è? No, capisci che è finta, brava Stella, sei intelligente. Devo svegliarmi in modo normale? No. Niente. Com'è stato? Com'è stato? Ti ha svegliato, ha dato una botta di sveglia, vero? Un po'. Dai, alzati che ad oggi abbiamo da fare. Raga, ora con questa vestina non so cosa posso farci. Penso che la rifilerò a qualcuno. Niente, devo dire che si è spaventato. Non so quanto si possa vedere perché mi sono dimenticata di prendere il telefono in mano e registrare la sua faccia. Non lo so, voi avete visto, io non ho ancora visto. Quindi speriamo che si sia visto qualcosa, il colpo gliel'ho fatto prendere. E adesso vi lascio con qualche altra clip della giornata. Eccola qua. Ti ho spaventato, si è visto. Palese, si è visto, mo. Si è visto, sei saltato. Se il buongiorno si vede dal mattino, oggi proprio non è un buongiorno. Un bel risveglio. Mamo, ma tu eri complice? Ma tu eri complice di questa cosa? Eri complice? Tu lo sapevi? E non mi hai detto niente? Ah! Lo sapevi e non mi hai detto niente? Lo sapevi e non mi hai detto niente? Non mi hai detto niente, faccia di serpente! Niente, non posso neanche dormire tranquillo, ma adesso capisco perché. Mi hai detto, amore, se vuoi... Lei mi ha detto, amore, tranquilla, se vuoi dormi ancora un pochino, mi sveglio io, ci penso io ai bimbi. Senza che mi chiedeva A, B, C, mi dai una mano, qualcosa. Era niente. Strano. Molto strano. Però non hai esitato. È molto strano. Ammetti che sei saltato? Ma un pochino, ma. Ammettilo. Un po'. Sei saltato. Poi ho visto i tuoi pantaloni dell'Adidas e ho detto, ah no, è lei, ok. Quella frazione di secondo ho capito che eri tu. No, sei se saltato. No, mi alzavo. Ammettilo. No, se no mi alzavo e sconfiggevo il mostro. Sì, per difendere, mettendo le mani davanti alla faccia e per difendere la faccia da impanicato. La mia regina e i miei due principi, io avrei difeso. E Stella? Ma Stella era pure strano che non abbagliava, se c'era un mostro Stella abbagliava. Se ci vabbè, pensi. Vabbè, ma in quella frazione di secondo turno non ci ho pensato, niente, no, esatto. Ci sto pensando adesso. Esatto. Va bene. No, papà. Mamma. Deciditi, mamma. Mamma. Mamma, papà. Pensavate che fosse finito qui il video? Eh no, lei mi ha svegliato in questo modo e adesso io le farò prendere un piccolo spavento. Amo, guarda che cavolo ho trovato. Ma no, ho trovato una roba che avevamo in un'altra casa! Non ci crederai cosa ho trovato, no?
so se sono riuscito a riprendere bene la tua reazione, ma sei saltata in aria. 29! Hai fatto prendere un colpo, amore. Bene, va male. Sei saltata, non ho controllato niente, amore. Ma infatti, dico, boh, ma mi ha trovato qualcosa, Madonna Santissima. Cioè, tu mi hai svegliato in quel modo, io posso mai non vendicarmi. Come ti è venuto di fare questa cosa? Perché ieri abbiamo visto un film horror? Sì. Ah, ecco. Ecco. Madonna, c'ho ancora mille, senti. Cuore matto. Senti. Matto con la lega. È vero. Sei spaventata. Sì. Ecco, questo è un vero spavento. Non quella ciofeca che fai a me. Vabbè, ragazzi. Da qui è tutto. Da qui è tutto. A voi la linea. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Vi metto in descrizione le date in cui ci possiamo incontrare. E consigliatemi degli scherzi horror belli forti da fare a Sara, che in vista di Halloween glielo farò. Ok? Conto su di voi ragazzi. Scrivetemi in direct un bello scherzo, glielo farò. Non pensavo volesse farmi uno scherzo stamattina. Poi ero in dormiveglia, capito? Avevo sentito qualcosa. Poi ho visto la maschera. Un pochino ammetto che ho preso un po' un colpo, però poco. Relativamente poco. Cioè, poteva andare molto peggio. Perché sono un vero uomo, coraggioso e non mi sono spaventato. Più o meno. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video della Space Family.